Cari genitori, benvenuti ad assistere allo spettacolo dei bizzarri antenati. Quest'anno i vostri bambini vi presenteranno uno spettacolo tratto da un libro di Roy e Louis, intitolato Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Ed interpreteranno anche alcuni versi di Mario Lodi. Lo spettacolo avrà un finale che ha un messaggio di pace, perché i bambini depositeranno le loro armi sotto l'albero di Natale e ci auguriamo che questo messaggio duri tutto l'anno e non solo questo giorno. Buon divertimento! Quest'anno, per la prima volta, abbiamo affrontato lo studio della storia. Ci siamo detti, ma come si fa a studiarla? Proviamo ad aprire i libri. Da questo momento la nostra immaginazione inizia a volare. Siete pronti anche voi per una lezione di storia un po' particolare? A me la vita sulla Terra durante la preistoria non è parsa poi tanto diversa dalla vita nella giungla moderna. Vi offriamo alcune scenette della vita quotidiana degli uomini e delle donne di 3 milioni e mezzo di anni fa. Buon divertimento! La storia della Terra, lo si sa, è cominciata miliardi di anni fa. Un Big Bang, esplosione inaudita, a un intero sistema diede vita. Era all'inizio una palla di fuoco che si raffreddava poco a poco e intorno al Sole si mise a ruotare con gli altri pianeti del Sistema Solare. E di anni ne passarono milioni, furono lampi ed eruzioni, poi tanta pioggia e quando fu finita qui sulla Terra arrivò la vita. Piccole creature!